tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incendio al porto di Fano, in fiamme due auto e tre scooter, una colonna di fumo nero visibile dal litorale e dal centro città. Vescovo Trasarti, dopo ricovero continuano le terapie ma sono confermati gli impegni pastorali. Bike sharing, bici arrugginite poco utilizzate a Fano, Noi Giovani chiede una copertura degli stalli e pubblicità del servizio. Zanzara Tigre, al via la disinfestazione nelle aree verdi delle scuole di Fano. Successo internazionale per i mondiali di ginnastica ritmica, oltre 20.000 persone all'Adriatic Arena e 200 volontari provenienti da tutto il mondo. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, questa mattina un incendio è divampato al porto di Fano nel parcheggio di fronte al ristorante galleggiante Scimitar. Le fiamme scaturite dal vano motore di un'auto si sono propagate fino a raggiungere un'altra autovettura e tre scooter. Danni anche ad una facciata dell'ufficio di accoglienza turistica. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Ha parcheggiato la sua auto sulla banchina del porto, ha attraversato la strada ed ha preso il caffè con gli amici come fa sempre. Poi è andato sulla sua vongolara ormeggiata nella darsena per fare dei lavori di manutenzione assieme ad un collega. Pochi istanti ed una colonna di fumo nero e denso si alza prepotente nel cielo. È la sua auto che brucia. Si è visto un po' di fumo uscire dai vetri davanti, però poi ci siamo accorti che tutto era iniziato dal posteriore, dalla bauliera. Avete chiamato il soccorso? Sì, ho chiamato io i vigili del fuoco, sono arrivati il tempo che gli ci è voluto per arrivare. Brutta avventura questa mattina per un giovane pescatore di casa nostra che poco prima delle 10 ha parcheggiato la sua Nissan Qashqai lungo la banchina del porto di Fano in via Nazario Sauro di fronte al nuovo ufficio turistico. Per cause ancora in fase di accertamento, anche se dai primi riscontri dei vigili del fuoco pare che il tutto sia partito dal vano motore dell'auto, la sua auto, alimentata a gasolio, ha preso fuoco come un cerino al vento ed in poco tempo le fiamme hanno investito tre scooter parcheggiati di fianco all'auto, vicino alle rastrelliere per le bici e ad una Mercedes classe A, vecchio modello. Completamente divorati dalle fiamme i tre scooter e l'auto da cui tutto è partito, mentre la Mercedes è stata in parte salvata dall'intervento dei vigili del fuoco ed ha riportato danni solo nella parte anteriore. La chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata alle 10.30 e per agevolare le operazioni di spegnimento ed evitare conseguenze per i presenti, l'intera area è stata resa inaccessibile dalla polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada. Un lavoro, quello dei vigili del fuoco, delicato e non carico di rischi, perché il luogo dove si è sviluppato l'incendio è pieno di gente a quell'ora del mattino e la presenza dei pescherecci ormeggiati nella vicina banchina. I vigili del fuoco hanno evitato così il peggio, infatti la violenza delle fiamme avrebbe potuto investire anche il ristorante Scimitar, che è composto quasi tutto in legno, ormeggiato a 3 metri dall'auto ed estendersi anche all'interno della palazzina dello Yacht, ristrutturata di recente, con conseguenze inimmaginabili. Scimitar salvo, invece, è palazzina che ha riportato solo danni esterni ed un'insegna fusa dal calore delle fiamme, ma nessun danno strutturale. All'interno dell'auto c'era del materiale, dei contenitori, forse di vernice o solvente, che una volta raggiunti dalle fiamme hanno alimentato ulteriormente il rogo, rendendolo ancora più aggressivo. Okay.
In poco meno di mezz'ora però tutto era sotto controllo da parte dei vigili del fuoco. E quindi ora non rimane che rimuovere le carcasse dei tre motorini e delle due auto, una delle quali è quella da cui è partito l'incendio. Ancora le operazioni di polizia, di vigili del fuoco e polizia locale per mettere in sicurezza tutta l'area. E torniamo a parlare delle condizioni di salute del vescovo di Fano, Fossombroni, Cagli Pergola, Armando Trasarti, dopo recente ricovero. In seguito agli accertamenti eseguiti, l'equipe medica ha ritenuto necessario sottoporre Trasarti a un breve ciclo di terapia per stabilizzare la precedente situazione. Gli impegni pastorali del vescovo, come d'agenda, restano invariati. Sabato 9 settembre alle ore 18 nella parrocchia di Lucrezia, Sua Eccellenza presiderà la Santa Messa in occasione dell'ingresso del nuovo parroco Don Marco Mascarucci, mentre domenica 10 settembre, sempre alle ore 18, nella parrocchia di Rosciano, presiderà la Santa Messa in occasione dell'ingresso del nuovo parroco di Rosciano Centinarola, Don Federico Tocchini. Ancora cronaca, un ciclista è stato investito questa mattina intorno alle 11.30 lungo la Flaminia a Fano. Una donna moldava, residente in città, di 41 anni, stava percorrendo la strada in direzione mare quando, per svoltare a destra verso un parcheggio situato all'altezza del centro commerciale Flaminio, ha investito un ciclista che stava sopraggiungendo nella stessa direzione ma che si trovava sulla pista ciclabile a lato della carreggiata. L'uomo, un pesarese di 58 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale Santa Croce di Fano. Per i rilievi di legge invece è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani. Rimaniamo in tema di ciclisti, ma parliamo di biciclette pubbliche, perché il gruppo Noi Giovani chiede una copertura per proteggere le bike sharing rovinate dagli agenti atmosferici. Tematica bike sharing tornata alla ribalta, perché insomma lo spettacolo alle volte è poco edificante di questi stalli un po' con bici mal ridotte, sicuramente non è un bel biglietto da visita. Come si può fare per migliorare questo aspetto? Noi abbiamo voluto fare la nostra proposta di eventualmente capire che se effettivamente non ci fosse l'interesse da parte della città, una proposta potrebbe essere quella di affidarla agli alberghi, agli hotel, per offrire un servizio in più, ai nostri turisti, in modo tale che possano girare la nostra città e anche le città limitrofe attraverso questo servizio ciclabile. Cercare di riprendere in mano la situazione su come fare pubblicità, una maggiore pubblicità del servizio, magari proponendo la gratuità del servizio per i residenti stessi. Quindi non è solo un fatto di strutture o infrastrutture, è anche una questione culturale. È una questione culturale, certo, è una questione di mentalità. Finché avremo la preferenza di fare 10 metri in macchina, ovviamente il problema rimane. Se abbiamo le strade congestionate dal traffico e poi ci lamentiamo, dobbiamo comunque sia, cioè, la politica deve trovare i mezzi per convincere i cittadini a dire questa cosa è meglio. Questa deve essere la politica che viene portata avanti in tutta Europa. In Europa hanno risposto in tanti, il bike sharing funziona e il bike sharing può funzionare anche a Fano. E sempre sulle richieste rivolte al Comune, un nostro telespettatore ci ha inviato questa fotografia lamentando una poca illuminazione nel sottopasso della stazione ferroviaria di Fano. Infatti, come potete vedere, diversi neon sono fulminati. Il telespettatore chiede quindi di ripristinarli, così di notte, ci scrive, stiamo più tranquilli. E adesso parliamo di zanzare tigre, perché a Fano nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre verrà effettuato un intervento di disinfestazione nelle aree verdi di pertinenza dei plessi scolastici di Nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. L'operazione avrà inizio alla mezzanotte e si protrarrà fino alle 5. L'assessorato all'ambiente del comune invita ad osservare diverse misure a titolo precauzionale. Ad esempio, prima dell'inizio dei trattamenti, raccogliere frutta e verdure e proteggere
proteggere le piante con reti di plastica in modo ermetico. Proteggere con teli di plastica o portare all'interno delle abitazioni ciotole, abbeveratoi, giochi per bambini e indumenti. Durante l'intervento è vietato passeggiare o sostare nelle aree interessate al trattamento. È necessario rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse, sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'aria, allontanare e proteggere gli animali domestici. Dopo i trattamenti invece rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura. A ottobre invece ci sarà un fine settimana all'insegna dei giochi del gemellaggio che lega la provincia di Pesaro Urbino e quella di Rastatt. Infatti una delegazione di cittadini e amministratori del territorio partirà alla volta della Germania. Sentiamo allora l'assessore allo sport Caterina Del Bianco. Assessore, il legame con Rastatt si rinsalda ancora di più? Sì, esatto. In occasione del ventennale del gemellaggio della provincia di Rastatt con la provincia di Pesaro, e i vari comuni della provincia hanno deciso di organizzare un viaggio verso Rastatt e per l'occasione la provincia tedesca ci ha organizzato un weekend che va dal 6 all'8 ottobre e sono previsti insomma un momento di incontro per rafforzare i nostri gemellaggi delle varie città, quindi non ci siamo solo noi, ci saranno San Costanzo, i comuni di Saltare, il nuovo comune di Colli al Metauro, Mondolfo, quindi sarà un ritrovo di tutti noi in Germania e per dei pomeriggi in spensieratezza all'insegna dei giochi non agonistici ma per stare insieme. Poi ci sarà anche un interscambio perché oltre ad andare noi verranno anche loro, immagino. Esatto, loro sono già stati per questi giochi del gemellaggio nel maggio scorso, è stato un momento molto partecipato, erano più di 120 persone e questa è una tradizione che vorremmo mantenere. Se avremo successo speriamo di fare uno o due pullman per andare in Germania, una tradizione da mantenere un anno in Italia e un anno in Germania. E se anche voi volete partecipare a questo viaggio potete chiedere informazioni e prenotare contattando il numero 0721 80 56 29. La partenza è prevista per giovedì 5 ottobre alle ore 21 dal parcheggio di Via della Giustizia con rientro a Fano domenica 8. E questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di chiusura della 35esima edizione dei mondiali di ginnastica ritmica Pesaro 2017. Una manifestazione che ha visto la presenza di oltre 22.000 persone in 5 giorni di gara. Un'edizione da ricordare e l'oro delle farfalle azzurre ai 5 cerchi è stata la ciliegina sulla torta. Si è conclusa domenica 3 settembre la 35esima edizione dei mondiali di ginnastica ritmica Pesaro 2017. Un evento internazionale che ha portato l'Adriatica Arena e Pesaro nelle case di milioni di telespettatori sparsi nei 53 paesi che hanno trasmesso la manifestazione sportiva. Le nazioni partecipanti sono state 53 e le ginnastiche che si sono esibite sulle pedane dell'astronave 258 e i componenti delle delegazioni oltre 650. 185 invece sono stati i volontari provenienti un po' da tutto il mondo. Il pubblico ha risposto alla grande, le presenze sugli spalti durante i 5 giorni di gara sono state quasi 22.500, superate le previsioni che stimavano circa in 20.000 spettatori. Piena soddisfazione per la riuscita dell'evento anche per il primo cittadino di Pesaro che afferma: abbiamo dimostrato che siamo in grado di ospitare qualsiasi tipo di manifestazione sportiva, anche intervenendo sull'impiantistica, spiega, grazie ai lavori fatti sulla copertura dell'Adriatica Arena, che ora è una struttura unica, funzionale ad ogni evento, aggiunge il sindaco, con la nuova tribuna Prato che inaugureremo domenica, completati così anche i lavori allo stadio. Un'occasione per l'amministrazione comunale per parlare della stagione turistica e delle strategie future. Abbiamo visto una città piena di gente e di iniziative. Si è parlato tanto di Pesaro in queste settimane. Così, rispetto al passato, spiega Ricci, anticiperemo ulteriormente gli stati generali del turismo, tenendo presente che il prossimo anno sarà particolare con il 150° di Rossini.
Bilancio positivo anche per le piscine, quella del Pentathlon in via Togliatti aprirà la prossima settimana. Infine, entro il mese di settembre, continua il primo cittadino, partiranno i lavori al vecchio Palace. Nel 2018 diventerà un'arena da 2000 posti, un luogo medio adatto per la musica, sport e di congressi. E domani prenderà il via il Festival del Brodetto a Fano e l'Osteria della Peppa, che lo scorso anno si è aggiudicata il premio Brodetto della Tradizione, partecipa all'iniziativa Fuori Brodetto. Quest'anno, dice la chef Cinzia Landi, abbiamo pensato di unire una innovazione ma sempre nel rispetto della tradizione, presentando già da oggi ai nostri clienti le cresce tagliate con un sugo di brodetto di pesce. L'antica ricetta della pasta dei poveri, che nasce come piatto di recupero della polenta, è stata ripresa 5 anni fa dall'osteria del quartiere ed è subito diventata il cavallo di battaglia, rifacendola con la farina integrale di polenta macinata a pietra. Durante il festival sarà quindi possibile assaggiare questa pasta con un sugo di brodetto, oltre ovviamente al brodetto fanese tradizionale. E vi ricordiamo che questa sera alle 21.30 alla Rocca Malatestiana di Fano si terrà un concerto in memoria di Pierluigi Ricci, detto Bigio, il bagnino eroe morto per salvare in mare 3 turisti milanesi. Durante la serata, ricca di musica e poesia, si esibiranno gli artisti Elisa Ridolfi, Stefano Fucili, Luca Vagnini, Tommaso Baldini, Carlo Simonari, mentre la voce narrante sarà dell'attore Fabrizio Bartolucci. L'ingresso sarà gratuito e verranno raccolti fondi a favore della famiglia. Bene, il nostro telegiornale termina qui, fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Box, poi in cucina con lo chef e a seguire uno speciale sul primo Memorial Filippo Montesi. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.